Francesco Monti ha fatto delle accuse pesanti contro Elia Fongaro. Il Codacons, invece, ha denunciato Mediaset ed il GF VIP per colpa di Corona. Giovedì 25 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello VIP, dove assoluta protagonista è stata la lite tra Ilaria Blasi e Fabrizio Corona. A tal proposito, il Codacons Sport denuncia contro il reality show di Canale 5 e Mediaset, rei di aver fatto pubblicità occulta. Nella casa di Cinecittà, nel frattempo, Francesco Monti ha fatto delle dure accuse contro Elia Fongaro, reo di stare fingendo con Jane Alexander. News Grande Fratello VIP. Francesco Monti non crede all'interesse di Elia per Jane. Elia Fongaro e Francesco Monti hanno dato vita ad una lite furibonda nella prime ore del giorno all'interno della casa del Grande Fratello VIP. Nel dettaglio, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha rimproverato il modello vicentino per essersi lamentato della cena. Inoltre lo ha accusato di non collaborare nelle faccende domestiche e nella preparazione dei pasti. Lo ha incolpato anche di essere un manipolare e subdolo in quanto crede che non sia sincero nei confronti di Jane Alexander, che invece per lui ha messo in discussione la sua attuale storia d'amore con Gianmarco fuori dalla casa. L'ex cronista tarantino, infatti, crede che il comportamento di Elia non sia per niente trasparente a dispetto di quello dell'attrice 46enne, per il quale avrebbe preso una sbandata. A tal proposito, Jane ha riferito ai compagni di avventura di continuare a stare vicino ad Elia Fongaro, nonostante il clamore mediatico suscitato da questo flirt. Dall'altro canto, l'ex velino è sembrato molto provato da quanto successo durante la puntata speciale di giovedì, mentre la lite con Francesco Monti ha finito di turbare l'animo dall'affascinante italo-inglese. Il GF VIP e Mediaset denunciati dal Codacons. Se Francesco ha dimostrato di non sopportare Elia Fongaro, il Codacons ha denunciato Mediaset all'antitrust dopo quanto successo giovedì 25 ottobre al Grande Fratello VIP. Nel dettaglio, l'associazione ha deciso di sporgere denuncia contro il reality e Mediaset per pubblicità occulta, in quanto ha mostrato più volte il logo d'abbigliamento ideato da Fabrizio Corona. Insomma, il Codacons non si è scagliato contro la violentissima lite tra Ilaria Blasi e Fabrizio Corona, ma su Mediaset che ha permesso a Fabrizio, condannato dalla magistratura, di sponsorizzare il proprio brand in diretta. Una querela che potrebbe costare molto caro al reality di Mediaset. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi su questa vicenda.